Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parleremo di 10 prodotti beauty, quindi make-up, skincare, haircare e body care che letteralmente ho abusato nell'ultimo periodo, prodotti che ho utilizzato tantissimo. Il video è in collaborazione con Look Fantastic, che sapete che partner su questo canale da tantissimi anni ormai. Come sempre vi ricordo che se fate shopping su Look Fantastic utilizzate il codice LFFranci che vi dà sempre una percentuale. Nel box informazioni vi metto l'offerta che c'è questa settimana, perché come sempre le offerte su Look Fantastic sono tra le offerte migliori che ci sono sul mercato, cioè veramente voglio sapere qual è l'ultima volta che voi avete comprato un prodotto a prezzo pieno su Look Fantastic. Mi sa che non è mai successo perché letteralmente ha tra i prezzi più competitivi secondo me sul mercato, oltre al fatto che con il codice sconto che Look Fantastic dà a me, ma ovviamente anche a tantissime altre influencer, vi dà veramente la possibilità di risparmiare. Oggi quindi ci occuperemo di 10 prodotti che nell'ultimo periodo ho utilizzato veramente veramente tanto e che si meritano di essere menzionati in questo video. Quindi, senza fare chiacchiere, io direi iniziamo. Iniziamo dai capelli. Il prodotto che forse sto più utilizzando in questo periodo ed è il prodotto che utilizzo sempre in estate ed inverno. Magari lo utilizzo una volta ogni tanto, ma d'estate, cioè se io non utilizzassi questo, cioè i capelli, non mi reggerebbero neanche 20 secondi, contando che fa veramente caldo. Ed è il Wow Dream Coat. Se quando voi d'estate vi fate la piega e appena uscite di casa la piega letteralmente, cioè sparisce, provate questo prodotto. Perché per me fa la differenza, soprattutto quando ho i capelli come oggi, quindi i capelli super lisci, trovo che mi vada veramente a creare questa sorta di protezione al capello, perché dovete sapere che questo prodotto è un prodotto che fa sì che se l'acqua viene a contatto con il vostro capello è protetto e quindi non diventa crespo e non diventa tipo tutto elettrico. Insomma, è un prodotto ottimo, come sempre io dico, compratevi questa qui che è la taglia mini size, a costa di meno, ma vi soprattutto soprattutto la finirete nel mese estivo, perché appunto io la utilizzo veramente tantissimo. Non dico ad ogni lavaggio, ma veramente quasi, perché trovo che faccia veramente la differenza quando voglio che il mio capello sia bene in ordine per un evento speciale o in generale anche per la vita di tutti i giorni, perché poi mi fa veramente incavolare che spendi quante ore a lavarti i capelli, esci di casa e te li vuoi subito legare perché si muore di caldo. Quindi questo per me è una salvezza. Altro prodotto che sto amando veramente veramente tanto è questa maschera capelli del brand Christoph Robin. Questa qui è una maschera rigenerativa al fico d'India. Il fico d'India è un ingrediente ottimo sia per la skincare ma anche per la hair care, e mi ha reso i capelli veramente morbidi insieme alla maschera di Herbast. Questa è una delle mie maschere preferite, cioè veramente dopo che utilizzate questa maschera vi toccate i capelli e dite wow, cioè capelli veramente morbidi. Quindi se andate tanto al mare, se verrete esposti insomma a tutti gli agenti atmosferici, che sia tanto sole, tanto mare, tanta piscina, mi raccomando di idratare sempre il capello, a meno che voi non volete arrivare a settembre con i capelli super super rovinati. Se avete i capelli tinti, le maschere sono super importanti da fare. Questa qui è veramente ottima. Poi tra parentesi, è un bel barattolo da 250 ml, quindi questo qui c'è, cioè, a me durerà almeno 5 mesi tutti. Sono super contenta di averlo preso. Credo che questo io l'ho preso maggio o aprile, qualcosa del genere. È entrato nella mia hair care routine e non ci è più uscito. E ultimo prodotto che anche qui ho utilizzato tantissimo in questi ultimi 2 mesi è sicuramente questo spray di Herbast. Ogni volta che sono stata al mare, ogni volta che sono stata al lago, ogni volta che sono andata in piscina, ho sempre utilizzato lui. E mi raccomando di proteggere i vostri capelli sia dai raggi solari, ma anche in generale avere uno spray così che va a proteggere il capello e lo va anche ad idratare è fondamentale. Sempre per lo stesso concetto, lo so che sono un disco rotto e che vi continuo a dire: se non vi idratate il capello, a settembre vi ritroverete con 2 peli in testa. Visto che facciamo tanta fatica per avere i capelli sani e magari d'inverno ci facciamo tutte queste maschere, non dimentichiamoci che anche in estate bisogna prendersene cura. E questo qui per me è uno spray fondamentale. Questo qui l'ho praticamente finito perché l'ho letteralmente abusato. Quindi ogni volta che andavo dentro l'acqua, che fosse piscina, lago, mare,
Ogni volta che mi bagnavo i capelli, me li pettinavo in spiaggia, ovviamente con la Wet Tangle Teaser, che se ancora non l'avete comprata, non so cosa state aspettando. E poi andavo e spruzzavo questo spray della Airbus perché è veramente pazzesco. E trovo che tutti questi prodotti aiutino veramente i miei capelli ad essere sani. E lo sapete il percorso che io ho fatto con i miei capelli. Quindi per essere qui a dirvi, state attente perché ci vuole sempre tanta fatica per farli crescere soprattutto sani, perché certe volte, cioè, non è bello avere i capelli lunghi, ma averli tutti secchi. Quindi idratate bene i capelli. Ho finito sui capelli. Passiamo ora al skin care. Sì, passiamo alla skin care. Ho tre prodotti anche qui della skin care. Primo prodotto che credo che possiate vedere quanto io lo stia amando, perché questo mese lo finisco, è questo struccante della linea Respectissime. Non lo so, non sono proprio un'esperta di francese, ma è semplicemente uno struccante waterproof per gli occhi, in particolare se avete gli occhi sensibili. Cosa succede? Allora, io sono super pigra, devo dire che odio, cioè la sera magari arrivo e sono esausta, e lo so che uno dovrebbe dire: ok, ti fai tutta la skincare, ma io voglio che questo skincare sia efficace e veloce. E ho trovato che se io mi strucco il viso con lo struccante oleoso, se ho tanto trucco occhi, cioè mi dà troppo fastidio, non lo so se è tipo un periodo o qualcosa in particolare. E quindi sono andata alla ricerca di qualcosa che fosse uno struccante bifasico, che però fosse andasse bene per gli occhi sensibili, perché ne ho provati un po' prima di trovare questo e mi bruciavano tantissimo, mentre questo qui è perfetto. Ma soprattutto voi lo mettete sul cotone, appoggiate letteralmente mezzo secondo, neanche 0,01 secondo, strofilate un pochino e tutto se ne va. Cioè il mascara, anche il più difficile da togliere, va via, veramente super consigliato. Quindi adesso quello che faccio quando faccio la mia skincare routine è questo: prendo questo, mi strucco gli occhi prima, poi faccio il mio struccante oleoso per togliere tutto il resto del make-up, detergente schiumogeno e poi il resto della mia skincare. Mi ci sto trovando benissimo e devo dire che sarò fedele a questo struccante per anni, anni e anni, perché è super delicato. E onestamente trovare prodotti che non mi brucino gli occhi è una cosa rara, perché io ho gli occhi super sensibili. A proposito di occhi, cioè questa rientra nella mia top 3 creme contorno occhi, ma soprattutto creme contorno occhi che ho notato che veramente fa la differenza. E sto parlando di questa crema occhi di Caudalie. Devo dire che ero super scettica su questa crema. Ho iniziato a testarla ad inizio giugno e la prima settimana mi chiedevo: ok, cioè, primo prodotto Caudalie che non mi piace, o in generale non penso che il costo ne vale la pena. Poi cosa ho detto? Continuiamo ad utilizzarla, continuiamo ad utilizzarla. Raghi, ho passato un certo numero di settimane e a un certo punto ho guardato il mio contorno occhi e letteralmente il mio contorno occhi è stirato, cioè sembra che sto contorno occhi, insieme a un'altra cosa che utilizzo, che vi faccio vedere velocemente, ma letteralmente la combo di questi due prodotti mi sta regalando il contorno occhi più stirato, più idratato, più disteso che io abbia avuto in tutta la mia vita. Avevo sempre, cioè ce le ho ancora, cioè non è che le rughe se ne vanno via così magicamente, ma devo dire che trovo che questa zona è super distesa. Ovviamente il mio matrimonio sta arrivando e voglio cercare di prendermi più cura possibile, mi piacerebbe tipo fermare il tempo e quindi sto cercando veramente di stare bene attenta. Questa crema, se volete una crema occhi che faccia veramente la differenza sul contorno occhi e sulle rughe, l'idratazione, proprio la distensione, io ho sempre gli occhi e il contorno occhi pesante, provate questo e vi giuro, poi mi fate sapere. Di solito chi tende a gridare il miracolo, perché i prodotti skincare onestamente, cioè, servono, però poi magari quello che fa veramente è tipo il trattamento estetico. Però devo dire che questo prodotto è un prodotto con la P maiuscola e in combinata, giusto velocemente ve lo voglio citare, con questa maschera LED. Raghi, se non volete queste rughe o se volete cercare di distendere queste rughe il più possibile, fate questo. Spero di avervi fatto, prima che questo video esca online, una skincare sulle storie.
se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, perché questo qui lo sto utilizzando in maniera religiosa con questo contorno occhi, quindi prima vado con questo, 3 minuti faccio la mia maschera LED, poi vado con questo e il mio contorno occhi sta cambiando. Ultimo prodotto di cui mi sono innamorata, ovviamente fa caldo, ho la pelle grassa, voi lo sapete, io amo le creme che sono in gel, le creme leggere, le creme che, cioè, sembra di mettersi un bicchiere d'acqua sulla pelle e oh mio Dio, questa crema di Peter Thomas Roth, ma che cos'è raghi? Questa qui è la Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Cloud Cream ed è una crema che letteralmente, cioè, acqua per il viso, è super super morbida, non ci metto il dito perché adesso credo che le mie dita siano sporche, ma è pazzesca, texture sottilissima, fresca, quindi anche per quelle serate che fa caldissimo non volete mettervi assolutamente nulla, questa addirittura è un piacere metterla. Come l'ho scoperta? Sapete i miei paciocchi preferiti? Ora, se voi seguite la settimana del Black Friday su questo canale, sapete che ogni giorno tendo a fare un video per il Black Friday per parlarvi delle migliori offerte. L'anno scorso su Lookfantastic c'è stata questa offerta pazzesca dove c'era il contorno occhi Peter Thomas Roth e questa crema in un set. Il set mi sembra che costasse 70 euro a prezzo pieno, qualcosa del genere, e con il Black Friday costava tipo sui 32-35 euro, cioè un prezzo pazzesco. Cosa che me lo sono comprato pure io. Me ne sono comprati due e quindi questo mese ho aperto i nuovi paciocchi e poi ho visto questa crema, ho detto ma sì, fammela provare. L'ho provata e wow, devo dire che questa linea di Peter Thomas Roth, la Water Drench Hyaluronic, quindi tutta la linea azzurrina che ha questo packaging, che quindi la linea idratante, mi piace veramente tanto e ve la consiglio, soprattutto se vi piacciono creme fresche che vanno a idratare la pelle, quindi top, top, top. Per quanto riguarda il corpo, due prodotti. Allora, questo prodotto di Vita Liberata, devo dire che l'ho abusato in questo periodo, perché ho iniziato ad abbronzarmi verso fine maggio, inizio giugno, insomma. Sono andata un po' al mare, sono andata un po' al lago, sono andata in piscina. E cosa succede? A parte che poi quando l'abbronzatura se ne va, magari se ne va un po' a macchie, eccetera, eccetera. Questo prodotto è una crema colorata per il corpo che vi dà letteralmente l'effetto filtro sulla pelle. Quindi se voi volete uniformare il colorito, ma non solo uniformare il colorito, ma anche poi avere proprio questo effetto pazzesco, uno dei miei prodotti preferiti da tantissimi anni, anche qui siete tanto qua su questo canale, magari me ne avete già sentito parlare, anche oggi l'ho applicato ed ha proprio questo effetto stupendo alla pelle. Poi, perché io a volte sono assolutamente extra, ma questa basta già e avanza, volevo farvi sapere che ho provato la combinata di questo e questo. Se volete vedere questi prodotti combinati assieme, il risultato, da che sono super bianca a che sono super abbronzata, andate a vedere il video del latte makeup, che non so se avete visto, ho utilizzato questi due prodotti che mi hanno letteralmente fatto diventare, cioè, bronze goddess. E questo qui invece è un olio, non è un olio abbronzante, è un olio glitterato, insomma, ma perché ho preso la tonalità più scura, tra parentesi questo qui è il Glow Motion Copacabana Bronze Glow Oil di Sol de Janeiro e insieme, cioè, anche se siete super bianche, fidatevi, vi applicate questi due prodotti e boom, sembra che avete passato un mese al mare. Effetto stupendo, ma soprattutto colori naturali. Poi potete mettervi i vestiti perché si asciugano e io trovo che non vadano a macchiare. Ora, li ho provati con un vestito bianco, tipo un vestito da matrimonio? No, non l'ho provati, quindi non vi saprei dire. Però su vestiti tipo così scuri o vestiti di altri colori io non ho mai notato nessun problema, quindi ve lo volevo far sapere. Questi due prodotti sono stati i prodotti che più ho utilizzato per il corpo in questi ultimi mesi e che ho letteralmente abusato. Poi, altro prodotto che ho letteralmente abusato è questa crema di Sol de Janeiro, questa è in questo packaging. Come dico sempre, questo qui è il mio profumo preferito, la crema è super idratante, ma raghi, il profumo è, cioè, qualcosa di pazzesco. L'ho fatta provare a mamma Maria questo mese e lei è impazzita perché ha questo profumo che rimane sulla pelle, cioè di solito le creme corpo tendono a poi svanire, magari hanno un profumo super delicato, questo è un profumo delicato ma il profumo rimane sulla pelle, poi è dolce ma non quel dolce nauseante. Ora, una di...
Una di voi mi ha consigliato di prendere questa qui nel barattolo rosa, e quindi chi sono io per non testarla per voi? Perché lei ha detto: Franci, questa qui è pazzesca, il profumo è top, eccetera, eccetera. Adesso mi sembra che lei nei commenti mi avesse detto che questa tipo serve per rendere la pelle super elastica alle gambe. Se sei qui in ascolto, mi raccomando, scrivici di nuovo il commento. E lei ha detto che questa crema è talmente tanto la sua preferita che anche il marito si è convertito a questa crema. Cioè, di convertire un marito a una crema, cioè deve essere tipo la cosa più difficile che ci sia. Comunque questa qui è il Bea Flor Elastic Cream, tra parentesi, queste creme ovviamente sono brasiliane, quindi bom dia. Non so il portoghese, quindi prendetevi i termini così, comunque di Sol de Janeiro. Packaging, questo qui arancionino. Che colore è questo? Non salmone, vabbè, non mi viene in mente. E poi questa qui invece rosa. Ora, la profumazione è più una profumazione floreale, è meno dolce rispetto a quelle di Sol de Janeiro, è molto più fresca, però sì, è meno dolce ed è anche più delicata sulla pelle. Quindi se le altre profumazioni a voi vi fanno venire il mal di testa, perché so che comunque ci sono persone sensibili ai profumi, anche se questa, raghi, cioè vi prego, andate e sniffatela da qualche parte, cioè dovete assolutamente provarla perché è pazzesca. Comunque queste creme di Sol de Janeiro sono pazzesche, ottime, ottimo profumo, ottima idratazione, cioè wow. Ultimi due prodotti per questo video sono due prodotti make up. Allora, primo prodotto che ultimamente ci ho utilizzato, voglio dire tutti i giorni, ogni volta che mi faccio il make up, se voglio che il make up mi duri, non mi si sciolga, perché fuori sono 50 gradi, 90% di umidità, spendo del tempo per truccarmi. Voglio che il make up almeno 8 ore mi duri, che sia il make up semplice, che sia una full face come oggi. Questo primer della Smashbox per me sta facendo la differenza più grande. È un primer siliconico, super siliconico, cioè un primer trasparente che letteralmente va e crea questa tela tra la vostra pelle e il make up. Allora, a parte che va e riempie tutti i pori, cioè la vostra pelle diventa tipo super piallata, cioè stile filtro, ve la va anche a mattificare, quindi trovo che mi aiuti anche con il caldo e trovo che mi aiuti con il sudore, quindi tendo a produrre meno olio d'estate con questo primer, ma lo sto utilizzando sempre. Questo qui è il classico, sì, perché si chiama il The Original. Anche qui l'avevo preso perché avevo preso un set che mi sembra che sia ancora disponibile, che era già super scontato e che è ancora più super scontato. Quindi, se volete comprare un Prime Smashbox ad un prezzo veramente bassissimo, in più avete anche due altri prodotti. Il set che c'è adesso, che non credo che ce ne siano ancora più tanti, è veramente top. Se cercate qualcosa che vi aiuti a far durare bene il make-up per make-up da eventi importanti, anche tendo utilizzare sempre il primer, quindi super consigliato. Ultimissimo prodotto che anche qui ho utilizzato letteralmente tutti i giorni da quando l'ho ricevuto e da quando l'ho iniziato a testare. Questo primer di Natasha Denona è veramente ottimo. Se volete coprire macchiette, brufoli e volete non mettere fondotinta, se trovate la tonalità giusta, questo correttore, cioè non si vede dove voi l'abbiate applicato, va a coprire tutto, vi uniforma la pelle in maniera pazzesca, ma è sottilissimo sulla pelle. È un correttore in siero, però è poco idratante, quindi ovviamente se avete la pelle secca, secondo me questo qui non è il correttore per voi. Ma se avete la pelle normale, la pelle grassa, volete qualcosa di proprio super sottile che vi vada a coprire le macchiette d'estate, poi non volete mettere nient'altro, volete solo correggere discromia, provate questo e poi fatemi sapere. Ho utilizzato letteralmente tutti i giorni. Lo utilizzo sia per tipo quando faccio i full glam, ma quando faccio make-up supernaturali, quello che utilizzo è questo correttore. Quindi applico questo correttore in questa zona, il correttore correttivo di Bobbi Brown, il blush di Daniel Sandler, perché ovviamente questo caldo ho bisogno di qualcosa che sia super leggero, che mi duri tantissimo, ed esco di casa, un po' di cipria e sono a posto. Make-up con tre prodotti, dura tantissimo, è leggero, ovviamente make-up, non è che stiamo parlando di make-up che hanno bisogno di make-up tutorial, perché è veramente una cavolata.
cavolata. Correttore qui, blush qui. Cipria ed esci di casa e sei a posto, ti senti meglio perché sei più carina rispetto a come sei struccata. Almeno io mi sento meglio perché da struccata o truccata la differenza c'è. E dura tantissimo. Veramente questo, ottima nuova uscita di Natasha Denona. Se rientrate in questa categoria di persone che cerca coprenza in un correttore ma ama una formulazione sottile, quindi le mie formulazioni preferite, questi qui devo dire che sono pazzeschi. È incredibile come l'industria del make-up si sia veramente evoluta, perché nel 2016, cioè, il Tarte Shape Tape era il correttore che tutti volevano, che tutti amavano, e ragazzi, cioè, è un pastone. Cioè, se metti a confronto il Tarte Shape Tape a questo della Denona, cioè, capisci quanto l'industria del make-up e le tecnologie stiano veramente avanzando ad una velocità elevatissima, perché quello lì è proprio, cioè, bello, consistente, cioè va a coprire, però pure un mattone. Questo copre sottilissimo, sembra che non ci sia nulla. Quindi sono troppo contenta che la tecnologia stia avanzando, perché sta creando prodotti pazzeschi per noi, per renderci più carine e farci sentire un po' più confident. E voilà! Questo è quanto, ragazze. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e che io vi abbia tenuto un po' di compagnia, come sempre. Vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata, una buona serata, mattinata, pomeriggio. Non lo so quando voi guardate i miei video, vi mando comunque un bacione e un super abbraccio virtuale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!